che passa, l'amore che passa. Ferma l'amore che passa, l'amore che passa, l'amore che passa. Ferma l'amore. Questa è La notte prima del concerto, presentata da Biagio Antonacci. Buon lavoro, ciao. Grazie, grazie mille di questa introduzione bellissima, questa presentazione calda, come caldi si sta quando si viene qua. È vero, è a vero. Radio Bruno, vero Georgia? Georgia. Sì, perché mi freghi ogni tanto con questa perché questo nome che verrebbe da chiamarti come si chiama la cantante, però è più Georgia, è più internazionale. Va bene. Io come molto. Vuoi chiamarmi non ci sono problemi. Perfetto, eh? Allora ti chiamerò Georgia perché ti meriti, hai il tuo nome è talmente bello, come quando Biagio lo chiamavano Biagino, oppure Gino, no. Da quando eravamo piccoli Gino potrebbe, invece qualcuno disse a mia nonna non chiamatelo mai Gino, chiamatelo Biagio, che Gino è un po' così, quindi i nomignoli diminutivi sono un po' fastidiosi a volte. Beh. Quindi ciao Georgia, benvenuta a Radio Bruno. Ma benvenuta a te Biagio. Biagio, non a caso abbiamo iniziato con una canzone meravigliosa di Lucio Dalla, simbolo di Bologna, che è la tua seconda patria. Sì, ho voluto iniziare con un caro amico ti scrivo perché Lucio ultimamente mi sta molto vicino, molto più di quando era vivo, tra virgolette, perché poi la vita bisogna analizzare un po' quale sia e dov'è la vita vera. Quando lo incontravo per Bologna giravo, lo salutavo, lui mi salutava, parlavamo, non tantissimo, però ci siamo fatti compagnia per tanti anni, io sono stato un suo seguace, ammiratore, un suo grande fan, e Lucio mi ha insegnato tanto anche a scrivere le canzoni. Quindi in questo periodo giro molto in macchina, faccio tanti chilometri, incontro tanta gente, sto spesso appunto con la macchina, con il mio cellulare a guardare, a sognare e ascolto molti pezzi di Lucio, ed è una cosa molto bella perché alla fine scopri che l'arte è veramente immortale, che quando qualcuno scrive qualcosa di ispirato davvero resta sempre nel per sempre. Quello che auguro anche a me stesso un giorno, no? Di avere una vita che comunque continua parallela a quella che è la vita vera, reale, e che ti accompagna poi sempre nelle radio, nelle macchine, attraverso le radio che continueranno a trasmettere, spero, la musica mia tra qualche annuncio, speriamo tra no, un questa po' di è più. La magia delle canzoni, la magia di Lucio, però so che gli avresti voluto chiedere qualcosa, che continui a sentire l'album N. Ecco, brava, questa è una bella, come fai a sapere questa cosa qui, che mi sono documentata, un po' privata? Vabbè. No, ecco, ascolto molto Enna e tra l'altro non ho scelto, credo, una canzone di Enna dopo, nella notte, magari poi siamo in tempo anche a farlo, anche fare dei cambiamenti in corso. Questa è una notte atipica questa, no? Perché l'ho voluta chiamare notte prima del concerto, perché prima del concerto di solito si sta a casa, ci si rilassa, no? Dopo, io ieri sera ho cantato a Varese e la sera prima a Trento, stasera era la sera di riposo. Domani c'è Bologna e poi abbiamo Padova, gran chiusura, grande festa finale. E di solito ci si riposa un po' nel giorno off, però con Gianni ho detto guarda, voglio venire a trovarvi nella sede nuova, peraltro complimenti perché i ragazzi non la vedono, ascoltano per radio, qualcuno in streaming può vedere, ma insomma questo è un posto veramente bello, avete fatto un investimento enorme e sicuramente come tutte le cose fatte col cuore verrete premiati come già lo siete. Ed è un posto veramente figo questo, oggi. Una radio piena di schermi, di immagini, di gente bella che lavora, di spazi. E quindi ho detto, ma perché non andare prima del concerto a trovare Radio Bruno, a inaugurare questa nuova vita personalmente come Biagio a Radio Bruno? E così ho deciso di stare qua con voi. Senti, ma di solito invece quando ti riposi prima del live che cosa fai? Ma mi riposo, cerco di dormire il più possibile perché la nostra vita è praticamente senza sonno, no? Noi ci svegliamo la mattina abbastanza tardi, io dormo poi poco, però insomma 9:30-10 riesco a alzarmi e a far colazione e poi decidere se mangiare sul posto o se partire. E tante volte insomma mangi a degli orari che sono un po' stonati, no? Stonati gli orari del cantante. Io, a parte che stono anche quando canto ogni tanto, ma questo è normale perché chi canta con passione, col cuore, chiaramente non ha una tecnica evidente. Poi io sul palco sono molto, corro molto, è un concetto molto fisico il mio, quindi sai, l'intonazione è una cosa molto relativa. Però, a parte questo, mangiamo non benissimo, quindi viaggiamo tanto, facciamo tanti chilometri, però la cosa meravigliosa di questa vita è che sai che arrivi in un posto dove c'è gente che fa i sacrifici per vederti, che sta fuori delle ore dai cancelli per aspettarti, che ha pagato un biglietto, che paga un'autostrada, che paga un casello, che paga a volte un hotel, perché ci sono tanti fan che girano e vedono tante date, non solo una, quindi spendono molto. Di fronte a questa cosa noi diventiamo piccirilli, piccoli, e allora quando saliamo sul palco diamo l'anima.
Però domani tu sei praticamente a casa tua, all'Unipol Arena, sì, a casa Lecchio di Reno. Certo, perché domani sono a Bologna, che è la città dove ha visto nascere i miei figli, quindi una città che amo molto, e sono milanese, ma sono più di 20 anni che sto a Bologna. È una città che mi ha regalato tanto, ho conosciuto tanti artisti. Grazie a questi artisti ho conosciuto la vita bolognese notturna di qualche anno fa, che era veramente bella. Lo è tuttora, ma allora era un pochino più affascinante. E si girava tanto, si stava in giro di notte ed era una notte sana, no? Era una notte fatta di musica, di consigli musicali, di musica. E mi ricordo con Mauro Malavasi, il primo produttore che ho avuto, importante, uscì Liberati, mi fu il primo successo mio grosso. Insomma, mi ricordo molte cose. E Bologna comunque è la città dove mi sveglio la mattina la maggior parte dell'anno e che guardo le stagioni, guardo tutto ciò che accade. Quindi domani sono emozionato perché canto in casa. Spoglie, arriva il profumo, la pelle del luto che inebria. Non solo ho capito chi sei, ma ho capito che quello che hai dentro è potente, è un bene che non tocca a tutti. Il bacio è così delicato, d'averne persino paura, da farne l'esempio di tutto e da tutti tenerlo segreto e staccato, da farlo morire poi dopo. E tu sei bella come Venezia addosso, Venere dolce che rendi feconde le sponde di un cuore che aveva fallito. E tu sei bella tanto da farne un vanto, non c'è fragranza per farti un esempio, non c'è neanche un fatto che porta un ricordo. Al mare ci andiamo più tardi, se il sole si abbassa è più bello, il nostro tramonto è più rosso del sangue che abbiamo appena mischiato, è forte il profumo del nudo. E tu sei bella, bella che riempi un campo, sera che arrivi non puoi portar via la luce del quadro migliore che ho fatto. Le parole sono come vino, più ne vedi più ti rendi conto che non hai mai vinto. Le parole possono volare ma ti volano dentro, e le parole quando poi le hai dette hanno già perso senso. Le parole fanno che passare il tempo, le parole rompono silenzio e fanno un eco immenso. Se non fermi in tempo le parole possono far male, le parole sono sale e vento dopo il tuo profumo. Le parole sono come vino, più le vedi più ti rendi conto che non hai mai vinto. Le parole possono volare ma ti volano dentro, le parole quando poi le dette hanno già perso un senso. Qui ci sono tre ragazze che sono venute da Carpi, giusto? Esatto. Guarda che siete in diretta anche voi, eh? Come vi chiamate? Come vi chiamate? Monia? Monia. Sabrina.
Stefania. E Stefania. Loro tre sono delle mie fan ormai da 20, da 37 anni, 38 anni, credo, no? Guarda che siamo... Sì. Da 38 anni che siete miei fan. Sì. Perfetto, quindi siamo già vecchissimi. Allora, uno di voi tre deve fare una domanda molto veloce, molto concisa e molto intelligente. È molto vicino al microfono. È molto... Monia, vai tu. Vai. Cosa, da cosa hai capito che eri diventata, che dovevi diventare un cantante? Beh, questa è una domanda intelligente. Allora, l'ho capito perché da piccolino mi ricordo che parlavo e cantavo nello stesso modo. Quindi io non mi ricordo di parlare e di cantare, cioè mi ricordo che cantavo e parlavo, cioè non ho questa, quindi ci sarà qualche motivo perché io canto sempre, eccetera, eccetera, eccetera. Allora ho capito che forse la mia vita poteva essere così. Però quando l'ho capito davvero, ero già più grande ed avevo fatto anni e anni di, tra virgolette, gavetta, e quando è arrivato questo grande dono ho detto, beh, allora aveva ragione quel Biagio di tanti anni fa che faceva bene a cantare oltre che a parlare. Va bene? Benissimo. Qualche altra curiosità o lo salutate? Dimmi, cosa vuoi dirmi? Nessuna domanda? Non essere timida. Siamo in diretta. Secondo me vogliono solo dei gran baci. Siamo in tutto... basta, baci, basta. Sono fuori moda e baci. Siamo in tutto il mondo in diretta, guardaci. Sorridete. Sono bellissimi. Dove siete venuti? In quale concerto siete venute voi? Mantova. A Mantova, anche tu? A San Siro, Mantova. Vi siete divertite? Molto, molto. Avete ballato? Tantissimo. Avete sudato? Avete goduto? Sì. Allora, ciao. Godimento buono e lento. Buono e lento. Alla prossima, grazie. Grazie di essere stati in diretta, noi. Questa è la diretta vera. Siamo in vera, diretta, eh. Proprio con qui tutte entrano, le fan. Escono così come... Allora, Biagio, l'amore comporta, un titolo importantissimo, spieghi insomma a tutti noi tramite le tue canzoni, è un sentimento che è difficile insomma da decifrare. Ma le volte. Più che è difficile da spiegare, da decifrare, da analizzare, no? È la cosa più difficile del mondo oggi, capire l'amore. Dico ai miei concerti, quando parlo d'amore, dico io ho capito poco in effetti, nonostante tutte le canzoni che ho scritto e che ho ascoltato. Però l'unica cosa che forse è vicino alla verità è il fatto che non dobbiamo mai cercare di cambiare le persone che abbiamo e che amiamo. Perché tanto la gente non cambia, le persone non cambiano, possono essere diverse, ma essere diversi non è cambiare. All'occorrenza tu sei diverso perché dai il meglio di te stesso, ma nella realtà non cambia, il tuo carattere rimane quello. Io dico sempre ai concerti, date subito il peggio, fatevi vedere come siete dall'inizio e poi chi ci ama ci seguirà. Ci seguirà. Come del resto ti seguono tantissimi fan, sono arrivati in tutta la giornata tantissimi tanti messaggi. Ma io voglio, dovrei scegliere tutti, naturalmente, guarda, gli amici da mandare in diretta. Io vorrei, intanto possiamo anche magari prendere una telefonata, non so se avete già qualcosa. Se vuoi selezioniamo, intanto mandiamo un tuo grandissimo successo. Sì. Che dici? Io lo manderei, anche perché fallo pure partire. È proprio in questo momento che, eccolo qua, eccolo qua. Lamentarti tu di me. Lascia aperto anche il microfono, la spiego un po'. Lamentarmi io di te, quindi alla fine ci abbiamo capito poco. Tutto tempo che non torna più. Questa è la filosofia. Quindi cerchiamo di riassumere e di vivere quello che abbiamo. Ho già chiesto agli usurai dei cervelli deboli di risolvere il mio caso. Ti dissolvi dentro me, ti risolvi senza me, neanche il tempo per estinguersi. Io ti penso raramente, te lo dico veramente, è bastato star dentro in per capire che in fondo avrei rotto, io ti penso raramente, ho diviso cuore e mente, anche se con fatica attraverso la vita, consapevole in fondo avrei rotto, raccontare io di te. Raccontare tu di me, pane fresco per pettegoli, io ti penso raramente, te lo dico veramente, è bastato star dentro in un altro cappotto per capire
l'aria che c'è in te. Io ti penso raramente, te lo dico veramente. È bastato star dentro in un altro cappotto per capire che in fondo avrei rotto, avrei rotto. Io ti penso raramente, ho diviso cuore e mente, anche se con fatica attraverso la vita, consapevole in fondo avrei rotto, avrei rotto. Io ti penso raramente, con la forza della mente allontano i momenti che mi tornano vere. Notte prima del concerto con Biagio Antonacci in diretta su Radio Bruna. Abbiamo con noi anche un'amica, Giulia, benvenuta. Giulia. Ciao. Ciao Giulietta. Ciao. Come stai? Bene. Sai che un cantante molto bravo e famoso, Vasco Rossi, che tu conoscerai, ha scritto una canzone che si chiamava Giulia. Brava Giulia? Sì, l'ho sentita. Ma tu sei brava come Giulia dalla canzone? No. Ai 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 ai. Allora devi fare un po' più brava. Devi fare... Tu hai 14 anni? Sì. Sai che anche mio figlio piccolo ha 14 anni? Ah, bene. Che si chiama Giovanni ed è matto, veramente matto? Quasi come te? Eh? Sarà la generazione. Sì. Cosa fai di bello? Allora fai la terza media. Sì. Brava. E l'anno prossimo che scuola farai? Hai deciso? No, adesso io già faccio la superiore, la prima superiore. Ah, sei già prima superiore. Allora hai sì, allora 14 anni o sei più grande. Sei del 2000? Sì. Ah, e che scuola hai fatto? Superiore quale? Liceo delle scienze umane. Però, bravissima. Senti tesoro, ma la mamma è lì vicino a te, la mamma? Sì, è qua. Come si chiama la mamma? Elisabetta. Allora, chissà la mamma quanto ti ha fatto ascoltare Biagio da quando eri piccola. Sei nata con le mie canzoni tu, Elisabetta. Sì, ti adora. Ma vedi, infatti grazie alla mamma che tu parli con me al telefono oggi, lo sai, eh? Giulia, senti, ma tu e la mamma volete fare una domanda a Biagio, visto che ci siete? Sì, ce n'ho due. Dai, vai. Tutte e due, la una e la due, vai. Quando hai iniziato a cantare? Poi la seconda? Prima di un concerto, hai paura di sbagliare? Brava, allora. Belle tutte e due. Tutte e due molto belle. Ho sempre paura di sbagliare, non solo ai concerti ma anche in radio delle volte, a parlare, perché uno quando si espone, quando fa una cosa pubblica, deve sempre avere paura, perché sai, poi la gente ascolta tutto ciò che dici e tutto ciò che dici rimane registrato, ok? Sì. Quindi a volte la paura c'è, però la paura passa anche quando vedi tanta gente che ti ama davanti e tu devi cercare di soddisfare tutti. Lì la paura passa e diventi un piccolo eroe, capisci? Okay, sì. Poi la seconda qual è? Quando hai iniziato? Quando hai iniziato a cantare, che era la prima tra l'altro. Allora, ho iniziato a cantare quando avevo la tua età, un pochino prima, però poi quando avevo la tua età cantavo già abbastanza bene, suonavo la batteria, cantavo e suonavo la batteria e sognavo di diventare un cantautore un giorno, così come è stato, e quindi ho realizzato il mio grande sogno. L'augurio che faccio io a te oggi, Giulietta, è di fare tanti sogni belli e cercare di portarli tutti vicini al tuo cuore. E tutti grazie. Devono sapere che prima vengono i tuoi sogni e poi viene tutto il resto, ok? Grazie. Giulia, senti, vogliamo far realizzare magari un sogno alla mamma? Facciamo la mamma salutare Biagio? Aiuto, sì. Aiuto! Ce la passo. Eccola. Alve, ciao. Ciao Elisabetta, di dove sei Elisabetta? Ciao. Io vengo da Sassuolo, sono una sassolese. Ah, sei di Sassuolo. Però io abito a Fiorano, mi sono spostata per amore. Beh, ma ci si sposta sempre per amore, i popoli si spostavano per amore, sì, era giusto. Sono 2 chilometri, non vabbè. È che mi sia spostata. Più che altro il trasloco viene facile così, no? Esatto, Elisabetta, ciao tesoro. Un abbraccio davvero anche alla tua Giulia. Ciao, complimenti. Grazie mille, grazie. Complimenti. Spaccami amore mio, non merito quel volo che hai dentro tu. Tu sei nella mia storia e lì ci starai.
da qui all'eterno. Fammi del male tu, se può servirti fallo, perché tu puoi. Ma aspetto il bello o il brutto, perché a te ho preso tutto. La natura che hai, come muovi i tuoi occhi, quando prima mi parli, quando dopo mi ascolti, quando ridi di niente, quando leggi o ti spogli, quando apri la porta e mi porti la vita, il calore che emani, la tua pelle è una culla. Sono io che dovrei rispettare il tuo esempio, sono io fatto male, sono io cerebrale. Vado oltre ogni cosa, vado oltre il segnale, sono meglio da perso. Amore mio, ma come ho fatto a restare in silenzio di fronte a te? Non ti ho mai detto le cose che ho dentro, perdonami, capiscimi. Amore mio, non è il coraggio che costruisce la libertà, non è l'odore che passa dal naso, la libertà, la libertà. Gridami amore mio, saprò sentire l'urlo dovunque andrò. L'amore è l'invenzione che ha dato all'uomo dolore e forza. Della forza ricorderò il giorno che mi ha fatto incontrare te. Invece del dolore resterà questo no per sempre. Posso vivere solo, posso vivere bene. Ci sarà nuova vita, ci saranno l'estate. Torneranno i colori, quelli che fai fatica a vedere d'inverno, benedetti i colori che l'amore scompone. Amore mio, ma come ho fatto a restare in silenzio di fronte a te? Non ti ho mai detto le cose che ho dentro, perdonami, capiscimi. Amore mio, non è il coraggio che costruisce la libertà, non è l'odore che senti dal naso, la libertà, la libertà. Amore mio. Vai! Amore mio. Amore mio, senti com'è. Ah, ma sentite mio. Come lo dice. E come lo dice? Chi lo dice? Lo dice Biagio Antonacci con Notte prima del concerto qui su Radio Bruno. Allora, abbiamo due amiche qua di Verona che sono partite, hanno sfidato la nebbia, la pioggia, le intemperie e anche i loro mariti che sono arrabbiati. Ma perché sono... No, tu no. Tu, oh sì, io anche no, tu. Io vabbè, non ho tanto, non, ma diciamo queste cose tecniche. Hanno lasciato adesso i mariti da quando hanno visto Biagio. Allora, loro sono venute qua da Verona a Radio Bruno, ha fatto un'oretta di macchina. E per farmi una domanda, soprattutto lei, cosa vuoi chiedermi? Allora, quando siete ad un concerto, quando sei con me, già è deconcentrata, vai, ti guarda da vicino. Allora, quando sei ad un concerto, sì? E canti una canzone, sì? Riesci a pensare a qualcos'altro? Sì. Punto di domanda? Certo, sì. certo. Beh, chiaro, canto una canzone, la penso. A parte che a volte penso quando l'ho scritta e perché l'ho scritta. Soprattutto le canzoni vecchie, no? Mi viene quando canto magari Iris, sto pensando in quel momento quando l'ho scritta, in che periodo ero della mia vita, quando canto non so quanto tempo ancora, sempre dico ma chissà a chi l'ho dedicata, quando canto Convivenza. Cioè, non riesco a cantare senza pensare anche ad altre cose, perché quando tu canti una canzone colori la tua vita con la canzone stessa, quindi ti vengono in mente, come a voi quando ascoltate le canzoni vecchie, dei momenti della vostra vita, qualche fidanzatuccio, qualche colpo particolare che c'è sempre nella vita, qualche lacrimuccia, ok? Allora io vi saluto, vi auguro tante belle cose, andate piano che tornate a Verona, siamo in streaming, in diretta, quindi vi stanno vedendo, sorridete, un salutate, ciao, ciao.
Bye bye. Ciao, ciao. Ciao, 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 grazie mille. Ciao, allora, Biagio, le sorprese non finiscono questa sera. Abbiamo anche un'amica al telefono, Carla. Buonasera, benvenuta. Ciao Carla, scusa se abbiamo fatto spendere perché abbiamo pagato. No, siamo anche no, ma per Biagio aspetto. Si aspetta, vero, per Biagio. Come stai? Come stai? Bene? Sto bene, c'è un po' di freddo, sono in giro a Modena che ci sono i negozi aperti. Ah, però... sei in macchina tu, Modena in macchina. Ah, sono in centro. In centro? A piedi fuori al freddo per i negozi, sì. Carla, senti, allora ci hai descritto dove sei, che domanda vuoi fare a Biagio? Ah, io sono un po' meno seria delle ragazze di Verona, io volevo chiedergli se domani sera mi fa salire sul palco. Ah, spudorata, eh? E cosa vorresti ballare? Cosa vorresti fare? Come ballare anche tu non sul palco? Non lo so, mi basta un altro secondo. Una sì, fotina, un salutino, un bacino. Adesso, a parte la foto, bacino, la fotina, bla bla bla. Ma se tu salissi sul palco in quel momento, la prima cosa che faresti? Canterei. Tipo quale canzone? La devi cantare. Mi viene in mente Dolore e Forza, mi viene in mente Iris, mi viene allora, in mente cantami un pezzettino di Iris. Cantami un facciamo pezzettino. Facciamo i casting, di dai. Quanta vita, dai, andiamo insieme. Tre, no, aspetta, quattro. Ma quanto tempo è ancora? Ti fai sentire dentro quanto tempo è ancora? Rimbalzi tra allora solo Radio Bruno può far cantare in diretta una ragazza fuori da un negozio a Modena. Solo noi possiamo farlo. Ci sono farlo. Anche le bancarelle con la radio accesa, quindi mi staranno sentendo tutti mentre passano. Ma beh, allora salutiamo tutti coloro che ascoltano Radio Bruno in questo studio sulle bancarelle, certo, di Modena. Va bene, tesoro, ovunque, un bacio grande. Frequenze. Ciao, tanti auguri, cari. Buon Natale. Ci domani. Sì, ti aspetto. Ciao. Bruni. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Musica nel cuore, tutto il resto all'occorrenza, e mi gonfia il buon umore. Quando ho il cervello storto, questo andazzo mi riporta nelle notti là in provincia. Ogni nota ha una faccia, si ascoltava solo rock. Oh, 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 oh. Ferma l'amore che passa, l'amore che passa, l'amore che passa. Ferma l'amore che passa, l'amore che passa, l'amore che passa. Ferma l'amore che passa, l'amore che passa, l'amore che passa. Ho la musica nel cuore, fa ballare l'ascensore, fa tremare le candele, fa venire tanta voglia, si addormenta anche il bambino e ci scappa il fratellino. Tutto questo ben di Dio, tutto questo ben di Dio, tutto questo bene a chi va. Nel cuore e ho negli occhi la mia vita, dal mio grattacielo bianco, da un ottavo piano stanco, progettavo e mescolavo, davo baci ma sentivo sempre il suono principale, si faceva solo rock. Oh, oh, l'amore che passa, l'amore che passa, l'amore che passa. Ferma l'amore che passa, l'amore che passa, l'amore che passa. Ferma l'amore che passa, l'amore che passa, l'amore che passa. L'occasione mia più grande per aver la vita accesa, per non essere il riflesso di una luce poco mia, dolce vergine amorosa, ti han promessa proprio a me, ho sposato solo te, ho sposato solo te. Ferma l'amore che passa, l'amore che passa, l'amore che passa. Ferma l'amore che passa, l'amore che passa, l'amore che passa. Ferma
Ferma l'amore che passa, l'amore che passa, l'amore che passa. Ho sposato solo te. L'amore che passa, l'amore che passa, l'amore che passa. Balla, rega. E stiamo tutti regando, qui. Notte prima del concerto, Biagio Antonacci in diretta su Radio Bruno. Ferma l'amore che passa, l'amore che passa, l'amore che passa. Ferma l'amore che passa, l'amore che passa, l'amore che passa. Oh, abbiamo due ragazze qua che sono entrate negli studi di Radio Bruno, hanno usato la porta di servizio, hanno spaccato la porta. No, mai. La sede nuova, dai. Sono entrate ufficialmente anche loro. Allora, la novità, cioè la cosa bella di questa ragazza che si chiama? Luana. Luana viene dalla provincia di Crotone. È venuta Torretta. Torretta, si chiama il paese. È salita apposta, ha preso, insomma, adesso poi sono cavoli suoi come è salita, però è arrivata qua. È arrivata qua. E solo per farmi una domanda che lei ha precisissima, perché è da una vita, lei ha 22 anni, no? Mi segue da quando ne aveva uno, praticamente. Sì. E da quando avevo un anno che vuole farmi questa domanda. Qual è? Dai, come fai così a stregare la gente? Che cos'hai? Che cos'hai? Questo mi ha fregato, mi ha fregato. Adesso? E adesso cosa si dice? Adesso dico che cos'ho. Ah, sarà quel famoso colpo di fortuna che si chiama dono nella vita, che una persona ha, di comunicare quello che sente in maniera bella attraverso la musica. Quindi questa è una fortuna, non è una cosa mia, è un dono che ho avuto, che qualcuno mi ha dato, e tutto ciò che io penso e voglio trasmettere lo faccio attraverso la musica, attraverso le parole. Questa è una grande fortuna che io ho, e mi prendo anche la responsabilità di quando non arrivo poi a comunicare quello che io voglio. Ti basta? Ma sì. Dammi un bacino. Tra l'altro c'era Concetta che diceva fuori onda che in ogni suo momento, come tutte le fan che ti adorano, c'è sempre la canzone che arriva tua, puntuale, nuova, che colpisce il cuore perché è quell'istante che loro stanno vivendo. Ecco, questa è una cosa bella, perché diceva Concetta prima che, voglio dire, la musica è un pensiero che tu trasformi in vita e viceversa, è la vita che poi viene riportata in musica. Quindi l'esperienza mia, tua e nostra è sempre la stessa, non cambia niente, siamo tutti uguali, abbiamo tutti vissuto le stesse cose, stesse esperienze, faremo tutti la stessa, fortunatamente, fine, grazie a Dio. Non siamo uguali nei confronti di Dio tutti quanti, e quindi viviamo le stesse cose sempre. Vi do un bacio. Ciao. Bene, con questo bacio salutiamo queste fan, Luana e Concetta. Ciao. E poi abbiamo una sorpresa a Biagio. Grazie, perché ci vediamo c'è domani. Stato un ascoltatore, Mario, che ha mandato un messaggio e dovevamo chiamare Monia, che abbiamo in linea. Monia? Sì, pronto. Monia, ciao. Oi, Monia, sei in diretta voce su Radio Bruno? E questo è Biagio Antonacci. Oi, Monia, no, Monia, come no, stai? Non ci credo. Stai seduta. No, sono sul letto. Ah, no, tu stavi già dormendo, credo. Monia, stavi già facendo dei sogni bellissimi. Ma io domani vengo a vederti. E beh, vorrei vedere. Quindi cosa vai a letto presto, perché devi essere carica? Domani si balla, si canta, si suda, no, lo sai. Non ci credo. No, Mario, sei fantastico. È l'amico che ha fatto la sorpresa. Mario, no. È la notte prima del concerto questa. Radio Bruno abbiamo chiamato così questa cosa. È bellissima. Domani sera c'è il concerto, stasera siamo qua a parlarne. Io sono felice di essere qui a fare queste sorprese a Monia. Monia, grazie. Senti, già che ci sei, sei lì sdraiata, stavi pensando al concerto di domani, hai Biagio al telefono. Cosa gli vuoi dire? Non lo so, una curiosità, una canzone che ti ha emozionato, glielo vuoi dire? Ma tutte, bene o male. Sono tutte meravigliose. Tutte, sono tutte meravigliose, sì. Sì, ma lui è meraviglioso, cioè non vedo l'ora di vederlo domani sera. Sì, che carino che sei, grazie cara. Fortunatamente abbiamo tutti questi complimenti. A Bologna, tutti i tuoi concerti, io sono venuta a Bologna. Ma vedrai, questa tournée non hai visto nessun concerto in questo tour? È il primo che vedi domani? Sì, è il primo. Ecco, il primo, vedrai che c'è molta energia, quindi preparati, vestiti leggera, perché c'è da sudare, ballare e andare via senza voce. Attenzione. È un concerto che strega, attenzione. Monia, un abbraccio allora. Monia, buonanotte. Grazie, buonanotte cara, ciao. Se ti va, vieni a prendermi nell'hotel che costeggia il sole. E io confino a nord con blu, l'ovest è una parte mia. Ho una mano ad est e l'altra a sud. Se mi vuoi, vengo a nascere nella tua testa libera. Io non mendico attenzione, io sarei conquistatore, io vorrei che tu scegliessi me. Trionferà la vita.
tuo onore che difendi ancora. Lacrima mi liberi, lacrima si libera e straripa dalle rughe mie. E se vuoi, sempre se lo vuoi, perché sai, non ti spingo a niente. E fai di me la tua virtù, fai di me qualcosa in più. Scegli me tra i tanti, scegli me. Insieme finire, spegnere per ripartire, non c'è strategia migliore quando non funziona più. Il male minore è l'istinto primordiale, fare i conti solo ormai non torni indietro più. Amica, sì, che è partita, sentiamo, da Livorno, sentiamo, ed è in albergo proprio per il concerto di domani. Alison, ciao. Ciao Alison, biagio. Bella, biagio, senti, oh, bello, bello, siamo a Quercianella, siamo a Quercianella. Come stai? Come stai? Bene, te? Io sto benissimo. Sei pronta per domani? Sì, sono carica. Sei pronta a saltare e sudare? Sai com'è l'andazzo, eh? Sì, sì, lo so, sono già venuta a altri concerti. Brava, ma sei venuta sola? Sei salita sola? Sì, sono salita da sola. Che brava, sei coraggiosissima. E questo è altro. Sei coraggiosissima, bravissima e meriti di vedere un grande concerto domani a Bologna, grazie. Alison, senti, certo, grazie a te. Segui Biagio da tanto tempo? Sì, oddio, io ho 23 anni, però da quando ero piccola, grazie al mio babbo che insomma lo seguiva, mi ha trasmesso questa passione. Che bello, vedi? Come si chiama papà? Come Alessandro. Si chiama? Ecco, mandiamo un bacio anche ad Alessandro che è stato, sì, il costruttore, grazie, di questo amore. Grazie mille Alessandro, grazie a te. Mi auguro di fare una bella cosa. Hai una domanda in particolare che vuoi farmi al volo? Ti volevo chiedere, prima di diventare famoso ti immaginavi di, insomma, di vivere questa vita che ora stai... Oddio, mi sono calzata. No, ho già capito tu. Ho già capito tu. L'emozione è grande. L'emozione non ha voce, come diceva il maestro Celentano. L'emozione non ha voce. Allora, no, io non potevo immaginare mai una cosa simile. Pensavo di... Era il mio sogno era diventare un cantautore, non famoso, perché allora non si pensava tanto alla televisione o alle cose. Se uno voleva diventare... vivere della propria musica, questo ambivo io, no? Poi pian piano le cose sono cresciute e negli anni ho avuto soddisfazioni incredibili e continuo ancora adesso, dopo tanti anni, ad averle e avere fan come te che hanno la tua età, che quando sono nate io avevo appena cominciato ad avere successo, quindi voglio dire, questo è un bel segnale grazie ai genitori che avete, che vi hanno trasmesso nel DNA la musica anche mia. Quindi un grande bacio tesoro, fai una buona notte, riposa, perché domani devi cantare. Buonanotte anche a te, ci vediamo domani. Ciao, assolutamente, ciao. Ciao, baci, ciao. Ciao, ciao. E continuano, Biagio, ad arrivare tantissimi messaggi al 348-255-9999. C'è Marica da Gravina di Puglia, Biagio, sei emozione. Che bello, Marica. Ci sono dei messaggi o delle frasi che ti dicono i fan che ti emozionano particolarmente? Beh, tutti quelli che... tutti i messaggi che mi arrivano, belli... anche meno belli, ci sono anche dei messaggi magari sono un po' più critici nei confronti, insomma, di quello che dico, di quello che faccio, ma comunque ci sta dentro, cioè ci sta ogni cosa. La vita è fatta di gente che ti ama e gente che ti, tra virgolette, ti ama meno, ma questo è, secondo me, fa parte delle persone poi che diventano popolari. Le persone che piacciono a tutti, secondo me, non hanno poi alla fine tutto questo successo. È importante avere una parte di gente che ti riconosce da una parte e poi altra gente che magari ti guarda con diffidenza, che però negli anni vai a conquistare. Questa è la libidine grande. Nella mia vita ho conquistato tanta gente con i miei concerti, dopo anni e anni di live, vengono e non si aspettano di vedere un concerto così energico, e quindi conquisti attraverso la musica.
Invece c'è una curiosità da parte di Mirko di Varese: come nasce la tua canzone? Noi siamo durante la notte, allora per eccellenza si pensa che un cantautore componga di notte, viva la notte. Non ma so. Sì, vabbè, queste sono un po' leggende, il cantautore maledetto che di notte va in giro, beve, no, insomma, facciamo la vita come, insomma, quasi la vita delle persone, tra virgolette, che fanno tutti i giorni, no? Tutti. Io poi mi sveglio anche presto, vivo non tantissimo la notte, però le canzoni di notte magari le sogno e le penso. Poi ho il mio iPhone vicino al comodino e mi registro delle melodie che mi vengono in mente. Io non conosco la musica, sono un autodidatta e quindi devo registrare quello che io faccio, perché non so scrivere la musica, no? Quindi poi mi metto a pianoforte, come in questo caso sotto questo ritorno. Senti che bella questo intro di Vindic. Qui vedi, per esempio, con un giro armonico così, sì, puoi scrivere tipo questa cosa qui, guarda. Radio Bruno, siamo stati bene e questa notte non dimenticheremo mai, perché vedi che è diversa la melodia, l'armonia è quella, ma la melodia te la fai tu, quindi tu sei autodidatta. Ecco l'editore Gianni, voglio salutare Gianni che lo conosco da 36, no un po' meno, ma voglio dire, ci conosciamo, il fautore di Radio Bruno, che mi raccontava stasera a cena con suo figlio, eravamo tutti insieme stasera, c'era anche un altro amico mio e tutti i miei collaboratori eccetera eccetera, e mi diceva che Radio Bruno è stata fondata quando aveva 18 anni. Lui pensa alla testa di un 18enne che ha la capacità di prendere una frequenza abusiva, se si può dire. Ecco, vedi, mi stava già guardando male, ma adesso non sei più abusivo. Lo sei stato un periodo, perché le frequenze venivano prese da chiunque, poi è arrivato un condono, tutti si sono messi a posto. Infatti. Però pensa alla testa di un ragazzo di 18 anni di dire faccio una radio ed entrare nelle case di tutta la gente con la stessa forza di tutti questi anni. E devo ripetere la cosa che dicevo prima: Radio Bruno adesso ha una sede pazzesca, sembra la sede della CNN, una cosa devastante, bellissima. Quindi complimenti Gianni, complimenti ai tuoi amici e a tutti i tuoi collaboratori, e quindi è bello stare qua. Viaggio, noi davvero tutti di Radio Bruno volevamo ringraziarti anche da parte dei fan di questo regalo di Natale che ci hai fatto, notte prima del concerto, appuntamento a domani. Ce la facciamo forse con la tempistica, il Natale dove lo passerai? Sono in famiglia come sempre, con i miei figli, con mia madre. È il primo Natale senza mio padre, quindi sarà un Natale molto 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 forte per noi, ma sono convinto che ci sarà sempre, come sempre c'è stato, e auguro a tutte le persone che passeranno un Natale magari un po' difficile di trovare la forza insieme alle persone che si amano, che siano tante o poche, ma comunque è importante che ci siano, presenti o non presenti, ma che ci siano in quel momento col pensiero. Concludiamo questa bellissima serata, questa magnifica chiacchierata con Libera. Sì, è una carezza, Libera è una carezza, è un pensiero che un uomo dedica a una donna sapendo di non vederla mai più. Io a Radio Bruno faccio ancora i complimenti e ringrazio questa radio per questi anni di carriera vissuta insieme. Georgia, sei stata fantastica, una compagna meravigliosa. A tutti quanti i tuoi collaboratori dedico un buon Natale, un buon anno. Ciao. Grazie a Biagio Antonacci, grazie.